Il pane si fa tuttora come si faceva una volta? No, altri sì, lavoriamo artigianalmente, diciamo, ancora adesso no. Praticamente se lavora il pane fatto a mano, come che vede, quello che si vede là, no? Si fa tutto quanto, diciamo, a mano. Una volta si faceva più con le macchine, 10 anni fa, adesso si fa più artigianalmente perché viene, diciamo, richiesto il pane artigiano, diciamo, tipo il panino Italia, il cioccoletto. Il panino Italia, scusi, che cos'è? Ecco, il panino Italia è questo qua. Questo è un tipo di panino. E che caratteristiche ha? È un pane stampato, diciamo, con la trancia, no, però è una farina particolare, un impasto un po' particolare, dove va molto venduto e molto richiesto come pane. E voi da quanto esistete? Qua da 4 anni, prima siamo stati a Mogliano, altri 22 anni. Quindi 30 anni di... Beh, io ho 37 anni che faccio il pane. La mattina a che ora cominciate a lavorare? Fino a che ora andate? Giorni normali sulle 3, 3:10, fino a mezzogiorno. Si sforna pane fino alle 10, 10 e quarto. Poi serviamo i ristoranti e a mezzogiorno praticamente. È sabato invece si comincia prima, cominciamo su mezzanotte, mezzanotte e 5, fino a l'una. Poi si va a dormire, no? Alla sera si fa i lieviti per la mattina successiva, no? Ogni giorno sempre così.